Buonasera a tutti, diamo inizio a questa manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale, in particolare dall'assessorato alla cultura, guidato dalla dottoressa Maria Luisa Ollio. Vedo anche, e mi fa piacere, a parte tanta gente per una manifestazione culturale quale quella di, questa, di questa sera, e vedo anche turisti, quindi a nome di tutta la cittadinanza un saluto particolare, e ci auguriamo a loro buone vacanze nella nostra cittadina. Come tanti di voi sapranno, noi siamo un'amministrazione neoletta, ci siamo insediati il 27 maggio, ci siamo messi subito al lavoro e tra le tante cose di cui ci stiamo occupando, un ruolo per noi preminente concerne la cultura, per una serie di motivi che io sintetizzo molto con estrema dono della sintesi. Intanto perché riteniamo che senza cultura, io sono un tipo pratico, quindi lo dico in termini molto semplici e crudi, ma che a mio modesto avviso rendono l'idea: senza cultura non si va da nessuna parte, non andiamo da nessuna parte, non c'è progresso, non c'è sviluppo, non c'è crescita civile, prima di tutto sociale e poi alla fine economica, perché bisogna anche smetterla con questa logica esclusiva del profitto. Bisogna tornare ai veri valori, ai valori dei nostri padri, e quindi la cultura è tutto. Bova Marina deve necessariamente ripartire dalla cultura, perché ha avuto sempre un primato per quanto riguarda l'aspetto culturale, per gli uomini di cultura che ha espresso e che esprime tuttora, perché il nostro territorio ha un grande patrimonio storico, artistico e anche archeologico che costituiscono delle vere e proprie eccellenze, una in particolare il parco archeologico di San Pasquale, sul quale stiamo già facendo una serie di iniziative anche importanti, di grande rilievo, di grande prestigio. Mi è dato anche questa sera lo spunto per dirvi che domenica prossima alle 19 ci sarà la seconda conferenza, c'è un progetto cosiddetto Georgios cofinanziato dalla provincia, c'è stata la prima conferenza domenica scorsa e la prossima domenica ci sarà un'altra iniziativa e ci sarà il rappresentante della comunità ebraica in Calabria, quindi vi invito anche perché è l'occasione per visitare sia il parco che il centro di documentazione. Bova Marina è nel cuore dell'area grecanica, dietro di noi c'è l'Istituto per gli Studi Ellenofoni. Ringrazio anche innanzitutto l'autrice che ha subito accettato l'invito di essere qui questa sera, la dottoressa Ollio che ha organizzato questa splendida serata, la professoressa Maria Zema che è la curatrice della collana di poesie della casa editrice Città del Sole, e infine l'amico e compagno editore, semi compagno perché lui è del PD, quindi compagno a metà, Rosè, editore Franco Arcidioco. Li ringrazio veramente di cuore perché la loro presenza fa sì, cioè la loro presenza attribuisce a questa serata, a questo appuntamento, un significato molto importante per Bova Marina, di grande rilievo per quello che rappresentano sul piano
sul piano culturale, sul piano letterario. Venendo propriamente al tema della manifestazione, Natina Pizzi, la poetessa Natina Pizzi non ha bisogno di presentazioni, non è alla prima fatica letteraria, ha fatto già numerose pubblicazioni, nel 2002, io mi sono portato un attimo per non fare qualche gaffe, ha pubblicato con Rubbettino punto interrogativo, poi successivamente nel 2005 ha pubblicato Che senso ha, nel 2007 Afrodite, poi nel 2009 L'istante perfetto e poi nel 2012 Lo spigolo del cerchio, e proprio questi ultimi tre testi sono diciamo raggruppati in questa ultima opera, trilogia dell'istante. Il filo conduttore è l'istante, l'istante perfetto che la poetessa, a me sono piaciuti questi versi, e che appunto incastona in questi versi, e qui leggo, ho preso appunti e leggo, non so come va la recitazione. Istante, sei perfetto nell'improrogabile brevità dove continui l'eterno. E a proposito dell'istante perfetto, Ettore Rocca, che è un filosofo e che ha fatto l'introduzione al libro, scrive: l'istante è quell'ambiguità in cui tempo ed eternità si toccano, e con ciò è posto il concetto di temporalità, in cui il tempo continuamente taglia l'eternità e l'eternità continuamente penetra il tempo. E aggiunge: nell'istante il tempo taglia l'eternità, scrive Kierkegaard, nell'istante il tempo scardina l'eternità, gli fa eco Natina Pizzi. Io mi fermo qua, rinnovo gli auguri e i ringraziamenti a Natina Pizzi, che le sue opere possono avere, come sicuramente avranno, sempre più successo. Ringrazio nuovamente l'editore, e l'auspicio, ma anzi la certezza, è che questo sia l'inizio di un lungo percorso di collaborazione fra amministrazione comunale e casa editrice, e quindi gli appuntamenti non mancheranno. E cedo la parola agli altri relatori, che certamente meglio di me ci parleranno di questa pregevole e importante opera. Io vi ringrazio nuovamente e vi auguro buona serata. Adesso introduce la dottoressa Maria Luisa Lio. Buonasera a tutti e benvenuti, grazie di essere qui stasera. Ripetere tutte le iniziative in ambito culturale di che come amministrazione abbiamo in mente di ideare è inutile, ne ha parlato esaustivamente il sindaco. Io mi limito a presentare Trilogia dell'istante e la sua autrice, una poetessa dal cuore e dall'animo profondo. Trilogia dell'istante, come ci ha spiegato il sindaco, è la raccolta di tre opere: Afrodite, L'istante perfetto e Lo spigolo del cerchio. Tre opere in cui si riscopre e si scopre la vita di Natina Pizzi, secondo il mio modesto parere. La sua è una poesia intensa, intellettuale e ricca di emozioni. Il filo conduttore delle poesie sono proprio le emozioni, che possono essere rese vive e tangibili attraverso la poesia. Il centro delle tre opere è l'istante. L'istante, che è lo strumento attraverso il quale possiamo vivere le emozioni, quindi l'amore in Afrodite e l'angoscia nello spigolo del cerchio. Leggere le poesie di Natina Pizzi danno dei... scoprire il mondo da un punto di vista diverso, e sicuramente arricchiscono moralmente
e ci insegnano a guardare e osservare in maniera diversa. Io mi sono ho ascoltato un'intervista di Nadina in cui le si chiedeva della sua vita, del suo percorso di studi, una vita dedicata appunto allo studio e soprattutto alla poesia. Ma mi è rimasta impressa una risposta che la poetessa ha dato quando la giornalista le ha chiesto di che cosa ha più nostalgia. E lei risponde che sicuramente la cosa di cui ha più nostalgia è lo sguardo degli altri, ma soprattutto lo sguardo del nipotino. Però poi dice, è vero, ho perso lo sguardo, ma comunque ce l'ho, perché lo acquisisco grazie agli occhi della mente, grazie alle mani, e lo sento attraverso le mani. Nadina, grazie alle sue poesie, ci insegna tanto. A me ha insegnato a osservare con occhi diversi, con gli occhi dell'anima. Grazie. L'editore parla subito? Allora tocca a noi. Giustamente. Buonasera intanto a tutti, grazie per le presenze così numerose. Quello che noi stasera vorremmo fare, diciamo, a partire dalla l'analisi delle poesie di Nadina. In realtà, poiché Nadina è una poetessa e secondo me anche una visionaria, perché ha queste, la sua poesia vive di visioni, di suggestioni molto belle, io suggerirei di fare un viaggio, voi dovreste assolutamente coordinarvi con noi in un viaggio in questo mondo totalmente diverso, diciamo, dai canoni. La poesia di Nadina è particolarissima. Vive di istanti, l'abbiamo già detto, tra un poco le chiederemo in realtà che cosa vuol dire l'istante per lei. E sicuramente si giova di una sequenza particolare. È una poesia fondamentalmente anarchica. Per chi ha il libro, e che sicuramente vedo numerosi ce l'hanno, la poesia di Nadina, vi accorgerete che non ha punteggiatura, ha una forza del verso particolarissima, ha quasi un montaggio rapsodico, cinematografico, perché è una continua rimandare immagini. Ora, l'idea che noi abbiamo avuto, io ho preparato chiaramente l'intervento con lei, con l'autrice, e noi vorremmo che nel nostro dialogo poi si apportassero anche le vostre riflessioni. Io infatti chiedo poi al pubblico riflessioni, pensieri, perché c'è un involucro con delle perle, noi poi anche su questo ragioneremo. Comincio subito, proprio perché mi piacerebbe leggere Nadina, perché più che raccontarla bisognerebbe leggerla. Parlando di istanti, io ora leggerò, e poi affideremo il commento all'autrice, proprio la poesia che apre la seconda silloge, che fa parte di Trilogia dell'Istante, ed è esattamente Collana di istanti. Mi scuso subito per la lettura che non sarà professionista, però poiché la poesia è anche emozione, noi possiamo concedere a dei semplici cultori una lettura che spero sia quantomeno vicina a quella che l'autrice abbia in testa. Collana di istanti caduti sul petto, pulviscolo di tempo che scardina l'eterno, grate di prigione, chiave di secondini, graffi di smeraldi all'India rubati, cerchi di futuro, panzè di ricordi, amanti di dolore nel viola svanito, nodi di trasgressione dove inceppa il cuore, istante di lucertola con la coda nel mutevole. Io a questo punto le darei proprio la parola. Che cos'è l'istante? Buonasera a tutti, quindi sono Nadina Pizzi, come ben vedete, e vorrei dire innanzitutto una cosa. Qui vicino, è vicino, vero Vincenzo? Qui vicino io ho portato per voi un vetro e un parallelepipedo con dentro delle pietre. Sono delle pietre di tanti colori che rappresentano appunto l'istante. Ogni pietra è un istante. Guardatela, consideratela come volete, secondo il vostro modo di vederlo. Sì, quindi
Maria ha letto una delle poesie dell'istante. E l'istante è in noi, noi siamo l'istante. Abbiamo l'istante in ogni cellula, ecco perché io dico collana di istanti cadenti sul petto. Noi siamo fatti di tanti momenti. Siamo la nostra vita emozionale, perché per me istante significa emozione. La nostra vita emozionale è iniziata proprio nel momento del concepimento e da lì poi fino ad oggi. Il concepimento, poi c'è stato il parto e quel terribile vagito che si sente durante il parto è appunto quello che viene chiamato lo shock primario. E sarebbe a dire appunto l'abbandono del grembo materno. È un grido di dolore quello, non è un grido di gioia, perché tutti pensano che sia un grido di gioia. Il bambino grida sta bene, sì, il bambino grida sta bene, si dilata i polmoni, siamo tranquilli, ma il bambino grida perché si sta distaccando dalla madre. Incomincia così la sua vita. Ecco, abbiamo quindi l'istante del concepimento, l'istante, tanti istanti che avvengono durante la gestazione, l'istante del parto e poi continua l'istante nella vita, nella società, nella famiglia anzitutto, prima, poi all'asilo, poi alla scuola e poi nella società. Quindi noi non siamo altro che un insieme di istanti. Un istante non è mai uguale all'altro. Quello che stiamo vivendo in questo momento, fra 15 secondi, sarà diverso. Noi proveremo un'emozione diversa. È come una catena di istanti, una catena molto forte, una catena che crea tutto il nostro emozionale. E questa catena è talmente forte da, come appunto diceva il sindaco nell'introduzione, da scardinare persino l'eterno. Perché questa catena di istanti non finisce mai. Riesce veramente a sfondare il forziere, ad andare oltre, in quell'eterno in cui ognuno di noi può credere o vuole credere, qualunque esso sia. Però questa catena di istanti non finisce mai. Perché, appunto, come vi dicevo, l'istante è emozione e noi siamo emozioni e non possiamo vivere con l'emozione aggrovigliate dentro le viscere. Dobbiamo buttarle fuori, altrimenti riusciremo a costruire un groviglio di serpenti che possono farci del male. Io credo molto nell'emozione, buttate fuori, lanciate, siano esse positive o negative. È sempre un percorso positivo comunque, quello di giocare, di mettersi in discussione, di chiedersi che cosa abbiamo dentro, di che cosa siamo fatti. Noi ci dobbiamo soffermare sempre, dobbiamo confrontarci con noi stessi e con gli altri, non possiamo vivere in cerchi chiusi. Infatti nell'ultimo libro che ho fatto parla appunto dello spigolo del cerchio. Voi tutti immaginate il cerchio come una figura piana. No, non è per niente piana, ci sono moltissimi spigoli nei cerchi. Io direi che più spigoli ci sono e meglio è, perché l'uomo riesce così a conoscersi meglio, a sfondare questa catena del cerchio che sembra irremovibile, a conoscersi. Conoscendosi può crescere e la crescita deve avvenire tutti i giorni. Fromm, che era uno psicanalista americano, diceva che bisogna crescere tutti i giorni. Chi non cresce muore, ed è proprio vero. Chi non cresce, chi non sa che deve crescere, anche a tarda età, è già finito, è già un uomo depresso, è già un uomo finito. Chi crede a 30 anni di avere finito il percorso, no, c'è tanto ancora da vedere. C'è tanto da sentire, c'è tanto da creare e c'è tanto di inventare. E non so, volete che io dica qualcosa sulla mia poesia? Volete questo? Volete farmi qualche domanda? Io mi fermo perché non voglio essere un fiume in piena come io di solito sono. Vorrei che qualcuno di voi magari subito mi facesse qualche domanda se lo ritiene opportuno. Altrimenti io continuo e non vorrei continuare.
ditemi qualcosa che mi farà veramente piacere. Allora, guardate un attimino questi istanti che ci sono qui di fronte a voi. E, non so, fatemi una domanda, un cenno. Cioè, se fate un cenno non vi vedo, eh. Allora, fatemi, dite una parola. Un cenno sonoro. Un cenno sonoro, ecco. Una nota musicale, quello che volete. Un verso. Cos'è un istante di felicità? La signora, io voglio dirle questo, la felicità, oddio, sa, è una parola molto difficile, la felicità, sì, molto fugace, molto, peggio di quella lucertola con la coda del mutevole che ho scritto nella prima poesia che ha letto adesso Maria, sì, è proprio una lucertola che cambia la camicia e scappa. La felicità forse non c'è. Io devo essere sincera fino in fondo perché, sa, io non sono per i mezzi termini. Io sono per dire sempre quello che penso. E le posso dire questo. La felicità per me, sa che cos'è? È soltanto quell'attimo di serenità e quell'attimo di gioia. È quell'attimo in cui noi riusciamo a credere in noi stessi, diciamo quell'attimo di autostima perché oggi se ne parla tanto, è quell'attimo e niente altro, dopodiché finisce. E questa è la felicità, signora. E noi quell'attimo però dobbiamo coglierlo, dobbiamo prenderlo, dobbiamo viverlo, tenerlo tra i pugni per un secondo perché poi fugge, e lasciarlo andare, poi prendere quello che viene subito dopo, che non è uguale a quello ma è diverso, e dobbiamo prendere quello che è diverso anche se non ci piace, perché purtroppo, sa, la vita non è fatta mai di cose che piacciono. Molte volte ci sono molte cose spiacevoli, ci sono anche tante parole spiacevoli, c'è il turpiloquio. C'è qualcosa che infanga la nostra vita, che infanga la visione che abbiamo noi della vita, perché noi vogliamo avere una visione positiva, limpida, trasparente, cristallina. Invece no, la gente riesce a infangarla con una sola parola, e non solo con la parola. Come diceva prima Maria Teresa, lo sguardo, anche con uno sguardo logicamente, anche con il silenzio. Il silenzio può fare tutto, una parola può fare tutto. E un discorso forse fa molto meno di una parola e di un silenzio. Mi fermo. Perché ce l'ho io un'altra domanda. Prego. Per te. Dico in mancanza un'altra domanda ce l'ho io. A proposito proprio di poesia. Sì. Vuole intervenire subito? No, chiedo scusa. C'era il signor Marino. Vabbè, allora. A meno che per una questione di galanteria cediamo la. Non ci sono problemi, a noi fa piacere. Il signora vuole il microfono, si avvicina? No, dai, non si sente. Non mi sente? Non ti sentiamo. Vai di là. Pardon. Complimenti innanzitutto. Mi ha colpita quando ha fatto la prima presentazione e me l'ha confermata adesso nella risposta che ha dato alla signora a proposito della felicità. Mi ha colpito la sua frase sul primo vagito del bambino, che non è momento di gioia ma di dolore. Cioè lei ha ripreso quello che prima di lei disse Leopardi: è funesto a chi nasce il di Natale. Ed è stato ripreso anche dal Pascoli, quando descrive la terra, quest'atomo opaco del male. E lei lo ha accentuato ancora questo aspetto. Mi ha colpito molto che nella sua presentazione, nella sua poesia, lei ha subito sottolineato, e ci ha tenuto a sottolinearlo, che normalmente per le persone, in genere, il primo vagito viene considerato un momento di gioia, invece lei lo ha considerato un momento di grande dolore. Ancora più di lei Leopardi, no? Quando dice: è funesto a chi nasce il di Natale. Come mai questa negatività? Come mai questo atteggiamento così drammatico, così negativo della vita, del primo momento di nascita? Lei poi lo ha
ampliato questo concetto nella risposta che ha dato alla signora, parlando appunto di tutto quello che c'è di negativo nel corso della nostra giornata, nelle parole, in tutto quanto. Però vorrei capire come mai anche proprio il primo istante di vita lei lo vede così negativo. Grazie. Sì signora, grazie di quello che ha detto. Io volevo dire questo. Io non credo di essere una persona pessimista. Io credo di essere una persona molto vitale. Ma io ho sempre pensato, ho sempre capito, ho sempre studiato determinate cose. Io ecco, non posso assolutamente dire, come ha detto il Leopardi, sì, come ha detto il Pascoli, come tutto quello che vuole, perché io ho una visione più che altro realistica della vita. E probabilmente io ho sempre pensato che quel vagito è l'abbandono del grembo protettivo della madre. Poi noi in fondo dobbiamo vivere in una società che non ci protegge. Non sono negativa, anzi le dirò signora, se lei mi conoscesse meglio, io sono positiva. Certo, io scatto di fronte alla negatività in una maniera terribile, ecco, quindi questo già glielo dimostra. Però io considero che il dolore, quel vagito è un vagito di dolore, perché è un vagito di distacco. È un vagito di abbandono, di allontanamento dal grembo sicuro, per andare a finire poi in un mondo che sicuramente sicurezza non ha, sicurezza non dà. È una sicurezza in fondo che l'uomo si deve creare, deve crearsi dentro, crescendo. Quella è la vera sicurezza, che poi la società assolutamente dà sempre dubbi, dà sempre incertezze, dà sempre ma indifferenza anche. Negatività se vuole, siamo noi che dobbiamo essere positivi dentro e poi proiettare all'esterno questa positività, che il mondo non ce la dà, anzi ce la toglie se ce l'abbiamo. Se noi abbiamo dell'energia, sono gli altri pronti ad accaparrarsene, sono tutti dei vampiri. Non mi dica che sono pessimista se le dico che sono tutti dei vampiri, perché è vero, c'è il vampirismo, sono tutti dei sanguisuga, glielo posso dire io, sa perché signora? Le faccio questa confidenza, se si può chiamare confidenza, ma poi lo posso dire a tutti gridando. In fondo succede questo, che la gente che ci circonda è sempre presa dal proprio sé. La gente che ci circonda è sempre presa da quel raptus terribile dell'invidia. E l'invidia è qualcosa di devastante. Io dico che l'invidia è il motore della storia. Io la sento, l'avverto a mille miglia l'invidia, l'ipocrisia. Noi siamo circondati da tutto questo, però non è che possiamo essere negativi anche noi. Noi dobbiamo, anzi se lo siamo, dobbiamo trasformare questa negatività in positività. Dobbiamo creare quello spiraglio perché il mondo possa cambiare, perché altrimenti non ci riusciremo mai. Certo, chi parte con la bandiera così, con lancia e spada, non ottiene niente, da soli non si ottiene niente. Bisogna essere un gruppo, in comitiva, bisogna unire le sinergie, bisogna proprio creare queste energie, queste sinergie. E così il mondo può cambiare, altrimenti il mondo non cambia, perché l'uomo in fondo, l'uomo nasce con tutto questo. Appena nasce il bambino è già circondato dal negativo e noi dobbiamo proteggere il bambino da questa negatività. I genitori per primi hanno questo compito, secondo me. E poi la scuola, dove poi il problema diventa sempre più grave. Non voglio parlare della scuola, altrimenti non finirei mai. E chi mi conosce sa benissimo che io sono contro alcuni metodi scolastici, sono contro care le mie professoresse, infatti ho scritto ultimamente, perché molte volte già dall'asilo, se lei prende i bambini di 3-4 anni, che sono al massimo del loro potenziamento percettivo e cognitivo, vengono subito troncati. Ci ha mai pensato, signora? Nelle scuole materne che succede? La stessa cosa, il prolungamento di questa negatività. È d'accordo? Gliela faccio io adesso la domanda. Non è d'accordo.
Non è d'accordo? Io sì, io sono di questo parere e non cambio, signora, gliela assicuro, come non cambierà lei, però è bene avere un incontro, un confronto. Ecco, noi adesso stiamo creando un confronto molto positivo. Io non credo nella scuola. Io un tempo dicevo, con una mia amica insegnante, ci osteniamo a mandare i nostri figli a scuola. Certo, dobbiamo dire questo, ci sono degli insegnanti che si salvano, per carità, ma la maggior parte non si salvano, e meno male che si salvano, appunto, perché secondo me dovrebbero fare dei corsi prima, dei corsi di psicologia, dovrebbero farsi psicanalizzare, dovrebbero fare tantissime di queste cose, non fanno niente, si prendono una laurea, poi fanno i corsi abilitanti, poi si mettono su una cattedra e si sentono dei padri eterni, seguono soltanto i più bravi perché quelli sono molto gratificanti. I bambini più negligenti, che saranno sicuramente i più intelligenti di quelli più bravi, non vengono considerati, vengono messi in secondo ordine, signora. Questa è una realtà. Questo è sacrosanto, signora, non me lo può... Perfetto. Allora, vedi che abbiamo trovato un punto da... Condivido ogni parola della sua critica a quella che è la scuola attuale. Che ci sono professori estremamente ignoranti. Ma non tutti. No, il sindaco dice non bisogna fare di tutte le bonfasce. Capisco quello che dice il sindaco, però io sto parlando della maggioranza. No, io dico un'altra cosa, così prendiamo anche una cosa nuova e ci alterniamo e poi diamo la parola al signor Marino. Che quando io insisto su un concetto che dicevo all'inizio, noi come cittadina e come paese dobbiamo ripartire dalla cultura, e dicevo senza cultura non c'è. Il decadimento del nostro paese con la P maiuscola inizia dal decadimento della scuola. Che ci sia un decadimento nella scuola, però poi io dico sempre, come principio generale, non bisogna generalizzare, perché dire tutti è come dire nessuno, e dire nessuno è come dire tutti. No, no, è una piccola precisazione. Comunque sicuramente di questa maggioranza non fanno parte le tante professoresse insegnanti e direttrici di asilo che sono qui presenti, perché ce ne sono tante veramente. E il signor Marino che... No, signor Marino, prego. Ha chiesto la parola. Anzi, dire che l'iniziativa ha suscitato molto interesse e ci fa piacere che ci sia un dibattito. Volevo dire che lei ha spiegato che nella vita bisogna in continuazione rinnovarsi, cambiare e avere sempre una iniziativa più avanzata, che non esiste età che uno possa fermarsi, ma con il sistema della vita di oggi. Pensiamo al popolo in generale, non quelli che hanno una cultura, ma uno come me che non è una persona molto che ha studiato, che è capace di esprimersi così come, non come lei, per carità, perché lei è bravissima. Ma come si fa a cambiare, diciamo, come dice lei, della vita bisogna rinnovarsi. Ora, e la vita di oggi con questo sistema educativo che lei specialmente ha fatto capire che da parte sua c'è la negatività per la scuola, ha fatto capire che la scuola italiana non è all'altezza. Questo ci ha fatto sentire altri, ho dei parenti qui che sono insegnanti che non sono così d'accordo con lei, sembra che lei è un po' negativa sulla questione dell'insegnamento. Tutto qua, vorrei sentire lei che sia un pochettino più dolce, più positiva. Signor Marino, aspetti che qua c'è anche un vento.
una brezza piacevole comunque. Poesia. Anche il vento, perché sai, il vento viene molto usato nelle mie poesie. Dunque vorrei chiedere, innanzitutto vorrei dire agli insegnanti, ai docenti, di qualsiasi scuola, di qualsiasi livello, perché è sempre lo stesso, cioè non faccio differenza. Io non ho fatto di tutte le erbe un fascio, tutte le professoresse, no, la maggior parte delle professoresse, è la scuola che non funziona, è il sistema che non funziona. Allora partiamo dal dirigente scolastico, allora poi andiamo a finire al bidello, cioè voglio dire, la scuola non funziona. Ma noi non possiamo dire che la scuola funziona, ma c'è il bullismo, l'abbiamo considerato il bullismo che ci sono nelle scuole. Ma io ho avuto delle esperienze, l'altro giorno sono incontrato una madre, mi creda, allora racconto una piccola cosa. Noi siamo qui in confidenza, adesso abbiamo instaurato un rapporto, io ho incontrato una madre la quale mi dice: presto, devo correre, devo andare. Ma signora, ma perché, a cosa fretta, dove devo andare? No, devo andare perché mio figlio è vittima del bullo e devo andare mezz'ora prima a prendere la scuola, perché mi devo mettere dietro la porta, perché se mio figlio esce e il bullo lo prende, sa che succede? Che me lo butta dalle scale, che comincia a dargli pugni. Io sono rimasta così: signora, scusi, lei non ha fatto niente, non è andata dal dirigente, non ha visto gli insegnanti. Sì, gli insegnanti fanno molto, e che cosa fanno? Ah, lo fanno accompagnare in bagno dai compagni. Ah, hanno fatto moltissimo gli insegnanti, ho risposto io. Ma è andata dal dirigente? Dice sì, ho avvertito pure la polizia. Sa che cosa ho fatto? Ho parlato anche con i genitori del bullo, e sai che cosa hanno fatto i genitori del bullo? Mi hanno denunziata. Mi scusi, sa, questa signora mi ha talmente colpita che io sono rimasta così, ho detto: signora, corra subito a salvare suo figlio, però non è questo il sistema migliore. Vogliamo nascondere che c'è questo anche nelle scuole? No, care le mie professoresse che siete qui presenti, io vi chiedo scusa. Veramente, però dovete ammettere che, a parte voi, che sicuramente avete dei sistemi didattici all'avanguardia, la scuola italiana non funziona. Stiamo parlando adesso comunque di poesia, non so come è venuto fuori questo problema della scuola, però siamo andati fuori tema, completamente, è un discorso diverso. Se vogliamo tornare alla poesia, torniamo alla poesia, perfetto. Allora, siccome io... appunto, perché se parliamo qui della scuola mi sa che faremo all'alba, ma non so come siamo entrati in questo discorso, perché la spirale è venuta fuori e sono gli istanti. Perfetto, guardi, è stata tutta colpa degli istanti, ecco. Però vorrei dire proprio questo alle professoresse qui vicino, che di solito poi si arrabbiano, io lo so che si arrabbiano, però è così, non fa niente, è un confronto, lo prendiamo come... Allora torniamo alla poesia. A proposito di professoresse, anche tu ricorda in casa di... sovieticamente. No, ma in realtà questo è l'istante che ci rende così empatici, no? Perché altrimenti non ci sarebbe stato questo dibattito, e anche così interessante. Io ti volevo chiedere, intanto volevo passare direttamente per esempio ad Afrodite, che è una silloge che fa parte di Trilogia dell'Istante ed è quella che più, diciamo, direttamente si riferisce al mito, no? Afrodite è una serie di componimenti che hanno in comune alcune diciamo, figure mitologiche. Tra l'altro porta una prefazione di una persona che stasera ci manca moltissimo, perché il professore non c'è, però per noi francamente essere qua senza il professore è una cosa abbastanza seria. E proprio prendo in prestito le sue parole per poterti fare la domanda. Lui scrive praticamente... facendo la prefazione di Afrodite, e ricordiamoci che Pasquino Crupi definisce la tua poesia folgorazioni, sì. Quindi questa è una cosa molto importante, tra l'altro rende perfettamente l'idea, insomma, il susseguirsi di questo tipo di immersione quasi sinestetica dentro le emozioni, dentro le situazioni. Lui scrive alla fine della sua prefazione, dice: Latina Pizzi ha afferrato per la gola e per l'anima la lunga teoria di dei e dee, eroi e eroine, filosofi e pensatori, tutti dall'amore affannati che popolano il mondo greco. E con loro conclude questo suo viaggio laico, che fa dipendere dolore e gioia solo e unicamente dal gioco delle forze umane. A questo punto, magari suscitando qualche malinteso,
che chiaramente lui non voleva assolutamente suscitare, conoscendolo, non ho che questo aggettivo per definire la sua poesia: virile. È il diadema che la contraddistingue da tanta delinquescenza e poesia uscita da mani femminili nel secolo che fu e nel secolo nostro. Ora, lasciando perdere l'ultima propria affermazione, che è perfettamente in stile pasquino, io ti volevo chiedere, intanto, il mito oggi. Mi piacerebbe poi anche leggere Parmenide. E volevo proprio dirti, il mito, noi siamo impregnati di questa, ce l'abbiamo nel DNA, quasi geneticamente, lo respiriamo. La funzione del mito è perché Afrodite? Io intanto voglio dire subito una cosa, il discorso, riallacciarmi per qualche secondo al discorso che hai fatto poco fa. Maria, dunque Pasquino Crupi, qui in questa piazza, è la seconda volta che io mi trovo in questa piazza. La prima volta sono stata nel 2006 con la mia sillage di poesie, Che senso ha? Pasquino Crupi è stata una di quelle poche persone, perché sono sempre poche in questi casi, a dire tu devi andare avanti con la poesia. La poesia in lingua, perché le tue poesie sono di da antologia. Vincenzo Crupi, sindaco di Bova. Oggi te lo devo dire, questo mi ha detto tuo padre. Tuo padre è stato una delle poche persone, pochissime, ti ripeto, che mi ha detto continua su questa strada. E in questa silloge c'è anche una poesia che io ho dedicato, e stranamente Maria l'ha accolta, che la leggeremo dopo. Che cosa è successo con questo libro Afrodite, mi ha chiesto Maria intanto. È successa una cosa molto strana che pare quasi inverosimile. Io ho scritto un insieme di poesie che sono 90-100 più o meno. E come li ho scritti? Li ho scritti come scrivo io, e ve lo dico subito, scrivo in una forma di trance. Io quando scrivo le poesie vado in trance, non mi rendo assolutamente conto di quello che sto scrivendo, lo rileggo subito dopo, e subito dopo comincio a dare soltanto una sistemazione metrica, lasciando la poesia così com'è, l'emozione così com'era in quel momento. E sono, ecco appunto, come diceva Pasquino, delle folgorazioni. Io quindi vado in questa forma di trance, non studio le poesie, non studio il verso prima e il verso dopo, non studio la quartina, io scrivo in terzino e in quartina, però tutto questo non viene studiato né prima e né dopo, perché io non lo so che cosa viene fuori. Io scrivo con il registratore e poi lo passo al computer. Quando io accendo il registratore non so che cosa scrivo, non mi metto a tavolino a fare un'opera d'arte, no, io scrivo quello che esce in quel momento dall'inconscio. Sento la necessità di dire qualcosa, questo sì, però non so che cosa dico, lo so dopo. Anzi, lo so dopo molto tempo, forse lo sanno prima gli altri, dopo io. Questa è la verità. Poi la domanda del mito, ecco, dice come mai siamo andati a finire in Afrodite, tutti i personaggi che animano poi il mondo della silloge Afrodite? Sono tutti degli archetipi probabilmente che io avevo dentro, con i miei studi classici, con il mondo greco, con l'aria greca che noi respiriamo, con l'aria greca che io ho respirato, perché io sono nata a Condofuri e fino all'età di 10 anni sono stata a Condofuri. Poi sono ritornata più tardi e poi sono andata a Reggio, quindi voglio dire, io ho respirato l'aria grecanica, quindi questo archetipo, questo mito io ce l'avevo dentro, ecco perché improvvisamente, senza che io me ne accorgessi, è venuto fuori, è come una voce dal sen fuggita, senza che io me ne rendessi conto. A un certo punto mi sono resa conto che o per simboli o per metafore o per delle descrizioni veramente vere, io mi riferivo assolutamente a dei personaggi veramente esistenti della mitologia greca, e prima ho scritto le poesie e dopo ho dato il nome ad ogni poesia che mi sembrava più attinente, più confacente a quello che avevo scritto. È stata una poesia al contrario, non ho scritto Afrodite e poi mi sono messa a pensare a Afrodite, no, ho scritto Afrodite con quello che mi passava per la testa e neanche io ero consapevole, e poi ho pensato, ma questo mi sembra tanto Afrodite, la chiamiamo Afrodite. È successo proprio questo. Ma
Tra l'altro, a proposito di archetipo, al femminile soprattutto, no? Io ora vado velocissima su una poesia che è donna, che fa parte, addirittura il tuo archetipo inizia da Maria, poi Penelope, Cornelia, Persefone, Didone, cioè l'archetipo femminile in realtà della donna, il femminile selvaggio, la donna madre, la donna fertilità, la donna accoglienza. Io volevo leggere, leggerò Paride perché stranamente Paride è una poesia che io leggendo la Silloge ho trovato molto bella e non conoscevo assolutamente, non sapevo che fosse stata scritta esattamente per il professore Crupi. E poi leggerò Parmenide che invece mi sembra proprio l'anello di congiunzione a un certo punto dalla leggerezza di Natina, perché in realtà Afrodite è di una bellezza incredibile, la Silloge arriva in un certo senso la sofferenza che viene fuori sicuramente da questo tumulto continuo, la vita è un tumulto di emozioni, di sensazioni, di situazioni, e Parmenide mi sembra esattamente quella, la poesia che forse possiamo chiamarla di congiunzione, cioè il velo che si squarcia, per cui merita. Leggerò Paride prima e poi Parmenide. Il vestito indossato era giusto, il velo di trucco perfetto, un'occasione diversa, piccolo istante del tutto, mondo di mille frontiere, bagni di folla all'asciutto, lugubri smorfie di sorriso, emozioni profonde tra noi, voci di pianeti appiattiti, terreni incolti, dirupi, vetrine di cuore sfrangiati, unico cuore d'incastro. La spia del ribelle si accende, lanterne lungo un percorso, gente immersa nel buio, rischiara la luce due volte. Allora, io vorrei raccontarvi cosa c'è dietro questa poesia. Allora, se non sbaglio, eravamo nel 2006, il 21 agosto, che io mi trovavo in questa piazza e Pasquino Crupi era dietro di me ed era molto emozionato perché quella sera lui aveva predisposto che la piazza doveva essere piena di gente e lui era molto preoccupato per questo fatto. Ecco che io ho capito subito questa sua emozione e l'ho subito trascritta in una poesia e questa poesia io gliel'ho donata. A tuo padre, che a Vincenzo ha donato questa poesia scritta su un foglio. E in effetti c'era un'emozione in Pasquino, andava, tornava, ritornava, non si dava pace quella sera. E allora io ho captato questa sua emozione e l'ho trascritta in questi versi. E, a un certo punto poi finisce rischiara una luce due volte, in fondo era il mio volto e il suo che erano illuminati in quel momento dalla stessa luce, dalla luce dell'emozione, perché io ero quella che presentava le poesie e lui era quello che me li faceva presentare, mi aveva dato l'opportunità di arrivare qui a Bova su questa piazza. Quindi questa poesia Maria l'ha scelta senza saperlo e io ho detto guarda, questa era proprio per Pasquino Crupi. Sì. E invece in Parmenide, che adesso io leggerò, volevo anticipare un'altra cosa. Le parole di Parmenide hanno secondo me una funzione ancora più, scavano ancora di più nell'anima se vogliamo e introducono questa forma di continua, diciamo, passaggio, no? Da una dimensione intimista, personale, a una dimensione un po' più universale, all'interno di categorie temporali che sicuramente provengono da matrici filosofiche, ma sono totalmente tue, come l'istante è il tuo tempo, il tempo di Parmenide, quello che noi ora ascolteremo e che poi tu chiaramente ci commenterai, è proprio tuo, è tua la verità, è il tuo il concetto della verità. Mi è venuto in mente un'altra poetessa che poi ti citerò a proposito di questa poesia, ma tra un po'. Parmenide. Ho indirizzato la magica scala, squarciato l'azzurro del cielo, volta di tutte le poesie. Mancava la mia, del mistero. Versi di tutti i colori, rime d'amore accese, incastonate in quel cielo dimentico del mio pensiero. Cielo che tutto comprende. Non è distratto, non vuole. Cielo a cui tutti si appendono, oscura le mie parole. Versi sgorganti dall'alma, profonda, sincera, sofferta. Rime senza un velo,
neanche il cielo le accetta. Le tue rime sotto la volta col velluto erano scritte, rime da me ascoltate man mano che si aprivano le ferite. Per il commento. Beh, per me il famoso filosofo greco al quale io rimango sempre molto legata, quindi io ho fatto filosofia all'università, Parmenide per me è stato un filosofo sin dal primo anno che ho fatto filosofia, al quale sono stata particolarmente legata, l'ho sempre contrapposto e mi sono sempre unita a lui nella lotta con Eraclito. E il Parmenide che sostiene che tutto è e nulla diviene, e il contrario invece lo sostiene Eraclito. E per me la storia è così, perché noi siamo, l'uomo è, io sono, io posso cambiare in base all'esperienza, sì, posso modificare l'atteggiamento, il comportamento, posso cambiare il vestito secondo la moda, posso essere più o meno di tendenza, però quello che sono stata, come mi sono forgiata, come le mie colonne portanti si sono forgiate nei primi anni di vita, non potranno mai cambiare e non ci sarà nessuna esperienza che potrà farceli cambiare. Quindi Parmenide per me è l'uomo dell'essere, di quello che si è. Su questa volta del cielo, qui c'è qualcosa, ecco signora, qui c'è anche una forma di pessimismo, lei mi potrebbe dire, ha ragione. Ha perfettamente ragione, perché quando io ho scritto questa poesia credo che ce l'avessi quasi contro quel cielo dove Parmenide era arrivato con il famoso carro d'oro, con i cavalli, e però con le cavalle d'oro, però il cielo non mi ascoltava, le parole degli altri erano scritte con il velluto e il cielo li accettava, mentre le mie no, è quasi una ribellione. Sì, è una ribellione questa. Le parole degli altri erano scritte col velluto, le mie del mistero non erano conosciute. C'è forse in questa, ecco, quello che forse devo ammettere con molta spontaneità, quella forma di incomprensione che io molte volte trovo negli altri. Questo è anche vero. Quindi si trasmette direttamente anche nello scrivere, perché nello scrivere appunto in queste folgorazioni si trasmette il mio modo di essere, questa incomprensione, questa impermeabilità dei corpi quasi quasi, questa impossibilità di capirsi, questa impossibilità di non poter comunicare, quell'incomunicabilità con l'altro. Ed è difficile a volte comunicare, si parla un linguaggio diverso, delle lingue diverse, è un mondo diverso, dimensioni diverse, non ci si può capire con tutti, e questa è un'altra realtà, non è pessimismo, è realtà secondo me, e sì, è consapevolezza, non possiamo essere d'altra parte tutti uguali, è giusto che ci sia questa differenza, è anche giusto, guai se fossimo tutti inquadrati allo stesso modo, però ecco, il problema dell'incomprensione per me è un problema molto grande. Io mi ritengo aperta verso gli altri, anzi vi dirò una cosa con molta franchezza, che da quando io ho perduto la vista sono molto più aperta e molto più comunicativa verso gli altri, io mi accosto agli altri e noto che gli altri si allontanano molte volte, non mi dite ancora che non è vero, eh? Non me lo dite, perché questa è una cosa, un'esperienza giornaliera. Nessuno può osare. Va bene, questa è stata una battuta. E adesso do la parola a Maria. Io vorrei chiudere con lo spigolo del cerchio, perché in realtà diciamo, io le leggerei tutte le poesie di Natina, ma chiaramente non possiamo fare notte, e poi mi piacerebbe sentire anche gli altri, e mi piace proprio lo spigolo del cerchio, l'ultima, che è bellissima, perché secondo me alla fine il ciclo si completa, e quindi diciamo da Afrodite è l'istante perfetto, e nonostante la frattura e la presenza assenza di determinate cose, la poesia di Natina è sempre il balsamo per le ferite dell'anima. Vi leggo lo spigolo e poi lascio la parola all'autrice. Io faccio sfilare versi sullo spigolo del cerchio, non riesco a scrivere su superfici piane. Un giorno scriverò su bolle di sapone,
acqua e lavanda diverranno versi. Sì. E alla fine. No, per me niente è piano, niente deve essere piano, per carità, sarebbe troppo banale poi la vita. D'altra parte, forse io sono nata per questo, per poter arrampicarmi sulle montagne, forse continuo a fare questo, lo sto facendo, infatti non posso scrivere su superficie piana, non è possibile, non ce la faccio, credetemi, non ce la faccio. E allora forse scriverò su bolle di sapone, però le bolle di sapone poi lo sappiamo che fine fanno. Certo non farò io questa fine sicuramente, però fin quando mi dura quella bolla di sapone me la godo pure. È bellissima poter scrivere, sì. È sempre l'istante poi, perché una bolla dura un istante. Vorrei sentire qualche voce dal pubblico se fosse possibile. Il nostro editore, il nostro sindaco, chiunque vuole. Buonasera a tutti. Stasera musica per le mie orecchie, perché quello che ho sentito dal sindaco veramente mi ha incoraggiato ad andare avanti, perché, e tra l'altro devo dire che questo appello che lui ha fatto alla cultura si sta innescando in un circuito virtuoso che si sta creando in tanti comuni. Io domenica sera sono stato a Laureana di Borrello, dove ho conosciuto sono andato a trovare un altro splendido sindaco, il professore Paolo Alvaro, una persona di estrema cultura che veramente sta facendo un grandissimo lavoro a Laureana di Borrello. E a due passi da qui abbiamo Condofuri col sindaco Mafrici. Ci sono tanti segnali, tante cose, anche da Palizzi mi arrivano qualche segnale nuovo. No, lui lo lascio per ultimo perché su Gianfranco devo fare un altro tipo di discorso. Anche da Palizzi mi giunge qualche altro segnale positivo, quindi non faccio nemmeno questione di colori politici, no? Perché quando ci sono sindaci giovani che hanno entusiasmo e soprattutto sindaci anche di cultura, come il caso del professore Alvaro di Laureana, che non è giovane, e voglio dire, allora si innesca un circuito virtuoso che ci può portare fuori da questa palude nella quale purtroppo la Calabria si è cacciata da tanti anni e dalla quale speriamo di venire fuori. Allora un editore ha questo compito alla fine, di intercettare tutte queste positività che ci sono nel territorio e di dare modo di esprimersi. È stata anche la bella stagione che abbiamo vissuto nella città di Bova quando era vice sindaco Gianfranco Marino, dove io ho vissuto, grazie anche alla presenza di Pasquino Grupi, alcune delle serate più belle e emozionanti della mia vita. Purtroppo quell'esperienza è finita, ma io e Gianfranco vogliamo fare in modo che qualche cosa continui. Allora addirittura abbiamo deciso di allargarla, perché infatti io voglio cogliere questa occasione pubblica che si presenta stasera per dire che Gianfranco Marino diventerà, lo è già, però ancora non l'avevamo detto pubblicamente, il rappresentante della Città del Sole Edizioni per tutta l'area grecanica, nel senso lui è una sorta di ambasciatore della mia casa editrice e mi aiuterà a portare avanti il lavoro della casa editrice in tutto il territorio dell'area grecanica, tutto il Basso Ionio Reggino, che è un terreno assolutamente fertile dal punto di vista culturale, e io avevo proprio bisogno che al mio fianco ci fosse una persona come lui, che ha dimostrato la grande capacità e con tanto entusiasmo di fare di Bova il centro culturale della provincia di Reggio. Vi assicuro che noi abbiamo vissuto a Bova delle serate in pieno inverno, tra l'altro con un coraggio incredibile, facendo venire delle persone di elevato livello culturale. Sono state veramente delle cose molto belle, che tra l'altro hanno avuto una vasta eco anche sulla stampa. Per cui insomma spero che Gianfranco mi accetti questa mia proposta, della quale avevamo comunque già parlato, per andare avanti. Abbiamo, ripeto, tanti segnali positivi. Un altro segnale positivo per esempio proviene dal parco della Spromonte. Abbiamo un professore, è tornato finalmente un professore a dirigere il parco della Spromonte dopo la bellissima esperienza del professore Perna. Ora abbiamo il professore Bombino, il quale anche lui ha messo la cultura al centro della politica del parco. Cioè, quindi come vedete, questo
si stanno creando delle cose, cioè il ritorno per esempio in Calabria di un intellettuale come Amilcare Mollica, cioè voglio dire, sono tante cose. Abbiamo qui l'amico De Angelis, tante persone che io non conosco, vabbè, il professor Enrico Costa voglio dire, è una presenza costante nella casa editrice, e quindi figuratevi quanto lo sento. E per dire che poi anche festeggiare per esempio l'ingresso di una poetessa come Nadina Pizzi nel catalogo della Città del Sole Edizioni, per me è un segnale positivo, perché Nadina aveva pubblicato prima con altri editori, poi ha deciso di racchiudere in questo scrigno, perché a tutti gli effetti il libro che noi le abbiamo pubblicato è uno scrigno, perché è di piccole dimensioni, però abbastanza anche corposo di pagine, che un po', voglio dire, riprende un po' il concetto dei Meridiani, della famosa collana della Mondadori Meridiani, che raggruppa appunto, diciamo, le opere più importanti dei vari autori. Noi abbiamo pensato che Nadina, non potevamo accogliere una poetessa come Nadina Pizzi nella nostra casa editrice con una semplice pubblicazione, un semplice silloge. Bisognava comunque monumentalizzare, se mi permettete il termine, Nadina, e quindi insomma, in ogni caso, diciamo, abbiamo fatto ingresso nella grande poesia, e devo ringraziare per questo, che veramente cioè, mi aiuta moltissimo a portare avanti il discorso della poesia, che vi credetemi è molto difficile, perché andare a proporre per esempio ai librai dei libri di poesia, insomma, è veramente un'impresa, no? E io in questo devo dire che l'aiuto di Maria, che mi perviene da Maria Zema, è veramente notevole, perché voglio dire, lei mi incoraggia e tra l'altro mi aiuta a trovare anche veramente tanti poeti che ci sono, bravi, che ci sono nel nostro territorio. Ho il piacere anche di aver conosciuto l'assessore Ollio, che è veramente anche qui un altro segnale, voglio dire, perché il fatto che appunto il sindaco Crupi abbia deciso di affidare a una giovane e preparata come lei è un assessorato importante. Io in questi giorni si parla tanto a Reggio, perché anche a Reggio noi andiamo, speriamo, verso una nuova primavera e verso una nuova amministrazione che ci faccia uscire dal buio di questi anni, e anche lì il sindaco, uno dei candidati, il candidato del PD, che poi tra l'altro anche lui è un figlio d'arte, perché è il figlio di Italo Falcomatà, ha messo la cultura al centro dell'attenzione, perché vedete, noi abbiamo ragionato su tanti aspetti, ma io per esempio dico che anche per esempio io affiderei all'assessore alla cultura anche la nettezza urbana, perché per esempio il discorso per esempio della nettezza urbana, della raccolta differenziata, del decoro, delle facciate dei palazzi, della rifinitura, è una questione culturale, è una questione squisitamente culturale. Quindi se noi vogliamo capire che veramente partendo dalla cultura noi riusciremo a riscattare la nostra terra, lo capiremo, se no veramente non c'è più nulla da fare. Quindi io niente, devo ringraziare appunto Vincenzo. Se mi permettete, voglio chiudere con un doverosissimo pensiero, perché se si parla di poesia e se si parla di piazza, e mi vengono i brividi semplicemente a dirlo, non si può che parlare e pensare al mitico, grande maestro di tutti noi, che è stato Pasquino Crupi. Pasquino Crupi, ti prego di veramente applaudirlo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Pasquino è stato tutto, perché noi siamo orfani di Pasquino dal punto di vista politico e dal punto di vista culturale, perché Pasquino metteva il meridione e la Calabria al centro dell'attenzione di ogni cosa, e quindi la sua voce, quanto è mancata la sua voce in questi giorni. Avrei voluto sentire Pasquino quando hanno montato a dismisura questo caso della processione di Oppido. Veramente alcune volte io ogni mattina quando apro il giornale mi manca Pasquino, perché veramente ci sono tante cose che lui ci aiutava ad interpretare. Bastava quella piccola rubrichetta che lui faceva sul Calabria Ora, la Luna Rossa la mattina, che già praticamente ti apriva gli occhi su 100.000 cose. Pasquino ci manca, noi abbiamo raccolto questa eredità, Vincenzo prima di tutti noi, e dobbiamo essere orgogliosi di questo, e ci dobbiamo prendere proprio dall'esempio di Pasquino, dobbiamo trovare la forza per andare avanti e per cercare soprattutto di continuare a capire la Calabria, perché la Calabria deve essere interpretata bene, non bastano pennivendoli o scribacchini che vengono fuori a cercare di
oppure anche persone interessate a cercare di interpretare dei fenomeni che veramente non sono di questo. Addirittura ci siamo dovuti sorbire ora il pistolotto di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera di domenica, che dice che bisogna che la Calabria sia gestita da prefetti che vengono da Roma, perché qua non ci sono politici in grado di gestire la regione. Cioè, noi abbiamo l'esperienza di Reggio Calabria, che è gestita da 2 anni da 3 prefetti che fanno semplicemente pena e sono riusciti a ridurre la città peggio di come l'aveva ridotta i 10 anni di Scopellini, perché io amo dire le cose con nome, cognome e indirizzo. 3 commissari prefettizi che prendono 45.000 euro di stipendio al mese, 15.000 euro ciascuno, e che non si curano completamente delle condizioni della città. Quindi, e poi viene invece Ernesto Galli della Loggia a dire che noi dobbiamo essere governati dai prefetti perché non siamo in grado di governarci. Quindi dobbiamo svegliare il nostro orgoglio, dobbiamo tirare fuori il nostro orgoglio per dimostrare che noi siamo capaci di governare le nostre città. Quindi questi segnali positivi che ci vengono dai comuni li dobbiamo cogliere. Scusate, non so se sono andato fuori tema, ma io quando ho il microfono in mano non mi riesco a fermare. Vi ringrazio dell'attenzione, ripasso la parola al sindaco. Grazie. Sì, conclusivamente, partendo a sto punto, raccolgo la professore. Volevo poi invitare Maria a chiudere la serata con un altro questo. E allora, sì, conclusione, ritorniamo sul terreno della poesia. Va bene, allora, sì, finì e poi raccolgo questa provocazione, non posso che Ernesto Galli della Loggia venga a dirlo ai cittadini di Bova Marina, esatto. I commissari straordinari che non hanno risposto, se parliamo sul piano della legalità, all'Agenzia dei Beni Confiscati. Per un immobile confiscato noi abbiamo risposto, perché se non risponde il sindaco eletto democraticamente, non Vincenzo Gruppi, qualsiasi cittadino eletto sindaco, quantomeno gli arriva l'avviso di garanzia. Non hanno risposto all'Agenzia dei Beni Confiscati, non hanno risposto alla Regione Calabria, e questo negli ultimi giorni, perché man mano che vado avanti, per quanto riguarda il censimento per il piano delle bonifiche, non abbiamo delle discariche, una discarica non bonificata, e non hanno risposto, non ricevevano i cittadini, e non avevano contatto, dialogo con i cittadini. Ma poi sui risultati prodotti da questi scienziati mandati dal Ministero dell'Interno poi potremmo anche organizzare un dibattito. E, tornando alla noi, questo è un argomento che mi surriscalda, quello degli scioglimenti. Tornando alla serata, e conclusivamente, questa bella serata, questa bella manifestazione ci riempie di grande soddisfazione. Tornando alla poesia, che bisogna rinnovarsi, e ci dà anche forza, che ne abbiamo tanto bisogno per continuare, perché crediamo che questa di aver intrapreso insieme ai cittadini, insieme a tutti voi, la direzione, la giusta direzione per un riscatto di Bova Marina, ma non solo di Bova Marina, di tutta l'area, di tutta la provincia, e quindi di tutta la Calabria, perché la vera Calabria è questa, è fatta di tanta gente che lavora onestamente, e soprattutto di cultura, e senza andare indietro, per citare Cassiodoro, Barlam, che ha insegnato il greco a Petrarca, eccetera, eccetera, quindi non mi dilungo. Quindi questa è la vera Calabria, non quella degli inchini tali o presunti, perché poi è facile venire da Roma con 10 macchine, 5 avanti e 5 indietro, fare la parata e poi andarsene. Poi c'è chi tutti i giorni vive
vive nel territorio. Quindi dicevo, siamo soddisfatti della riuscita di questa serata, ci dà forza per andare avanti e ci saranno tante altre momenti culturali durante l'estate. La prossima settimana poi comunque faremo, sì, le locandine, quindi la pubblicità, o il 1 agosto o il 31 ci sarà un recital le presenterà il libro Bruno Lucisano. Tutti i lunedì di agosto ci sarà Poeti in Piazza, ci saranno comunque tante cose, c'è la mostra, lo stavo per dire, potete anche visitarla, è una mostra di scultura, pittura e poesia insieme, la scultrice e tutti artisti di Bova Marina, la scultrice e tra l'altro una ragazza, una giovane e bovese, Tiziana Nucera, poi c'è la pittrice, la signora Fortunata Palamare, che anche qui seduta nel pubblico, e il poeta è Rocco Criseo. E poi il 19 ci sarà, ancora dobbiamo organizzare, ma già Franca ha dato la sua disponibilità, faremo un ricordo di Pasquino Crupi, quindi ci sarà, riteniamo di fare un dibattito sulla questione meridionale e con altri relatori. Quindi a me non resta che salutarvi, ringraziarvi per l'attenzione e darvi la arrivederci alla prossima manifestazione. Mi sa che abbiamo sbagliato. Allora, contento. Ne leggo due, così professore siamo più tranquilli. Sdraiata sulla mia follia, vuota di pensieri e di idee, dicevo a alta voce nomi di amanti mai esistiti. Erano forse nomignoli di balocchi persi nel tempo, setacciati dalla memoria. Desiderosa di contenuti, udivo voci di palcoscenico interpretare con enfasi la brillante commedia della mia vita semiseria. Sdraiata sulla mia follia, non sono perdonata. Non intendo perdonare questa umanità amebe. Amore mio antico, svoltiamo il timone sui bianchi fondali, succhiando perle. E leggo pure queste, no, perché in omaggio a lei, io ripeto, le leggerei tutte, ma immagino che chi ha comprato il libro lo farà. Si annoda nel cuore il desiderio di te, di fiore che sboccia, ripetendo parole, di fiore che scoppia, spargendo profumo, di fuori che ghizza dal guscio di un uovo, di fiore che urla dall'alto di un cielo, di fiore che è bestia e non ti sa divorare, di fiore che è sasso e ti tiene per mano, di fiore che è foge e non ti disperde, di fiore che crolla senza frastuono dopo l'amore. Buonasera a tutti, grazie. No, mi ero scordato di dire che il libro è in vendita e quindi se vogliamo fare cultura, €5, se vogliamo fare cultura dobbiamo anche dare un supporto a chi investe in cultura. Io vi ringrazio nuovamente e buona serata a tutti, grazie.